A volte dimentichiamo quanto siamo fortunati. Molte delle cose che a noi sembrano perfettamente normali, in altri paesi sono severamente vietate e soggette a pene severe. Per ricordarci quanto sia privilegiata la nostra vita quotidiana, oggi vogliamo pensare fuori dagli schemi e vedere quali 10 cose che diamo per scontate sono in realtà punibili in Corea del Nord. Prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di cliccare sulla campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete fino alla fine per conoscere una delle cose più strane che sono rigorosamente vietate. Il lutto. Quando perdiamo una persona cara, un piccolo mondo comprensibilmente crolla intorno a noi. Sebbene la morte sia parte integrante della vita, affrontare la perdita di una persona cara non è affatto facile. Il modo in cui una persona esprime il proprio dolore varia da persona a persona. Mentre alcuni lasciano correre le proprie emozioni, altri si ritirano in se stessi e hanno bisogno di tempo per elaborare internamente l'addio. In linea di principio, ognuno è libero di elaborare il lutto come vuole, a meno che non si viva in Corea del Nord. Ma prima di fraintenderci, qui il lutto non è affatto vietato, al contrario, è addirittura considerato una sorta di dovere civico, almeno quando muore un leader importante. Quando nel 2011 morì Kim Jong-il, ogni cittadino pianse ad alta voce la morte del suo amato leader politico. Chi non si è unito immediatamente allo straziante lamento è stato punito e mandato nei campi di lavoro. Il paese della Nord Corea è ben lontano dai paesi più liberi e liberali in cui io e voi potremmo vivere. La Corea del Nord è nota per essere incredibilmente dura e la maggior parte delle persone concorda sul fatto che la maggior parte delle leggi del paese sono semplicemente progettate per compiacere il leader del paese. Così se un leader muore, si ordina di piangere al funerale, anche se il leader in questione non ti piaceva. Acconciature. Non importa se si tratta di una criniera fluente, di un mohawk appariscente o di una testa calva rasata. Se vogliamo possiamo tagliare e acconciare i nostri capelli come vogliamo. Anche i residenti della Corea del Nord sono liberi di scegliere il proprio taglio di capelli, purché rientri nelle 18 e 15 acconciature per donne e uomini, rispettivamente, considerati accettabili dal capo di Stato Kim Jong-un. Tuttavia, un'occhiata alle foto di esempio che mostrano quali acconciature sono accettate dimostra che queste sono tutt'altro che stravaganti. Anche la colorazione dei capelli non è consentita. Inoltre, le donne non sposate devono portare i capelli corti. Solo dopo il matrimonio avranno più possibilità di farli crescere. I capelli degli uomini devono avere una lunghezza minima di 1 centimetro e massima di 5 centimetri. Gli uomini più anziani che sono soggetti a perdita di capelli possono farli crescere di qualche centimetro in più per nascondere le chiazze rade. Il motivo per cui i capelli dovrebbero essere portati il più corti possibile è che i capelli lunghi risucchierebbero le sostanze nutritive dal corpo e sembrerebbero anche poco curati. Per gli uomini è meglio portare la stessa acconciatura di Kim Jong-un. Per le donne è meglio scegliere un taglio di capelli simili a quello della moglie. È davvero inquietante apprendere che il raggio d'azione di Kim Jong-un va ben oltre i suoi doveri di leader e si è fatto strada nelle case, nelle acconciature e negli armadi dei suoi cittadini, assumendo uno stretto controllo sul loro aspetto e sul loro stile. Nella maggior parte dei paesi possiamo uscire di casa indossando quasi tutto ciò che vogliamo. Possiamo essere guardati male dagli altri, certo, ma non è illegale fare una cosa del genere. Tuttavia, in Corea del Nord, Kim Jong-un ha creato il suo paese per essere esattamente come vuole lui. Quasi come se i suoi cittadini non fossero altro che giocattoli, e lui ne fosse il proprietario. Jeans. Tutti li indossano, tutti li amano. I blue jeans. Nati come robusti pantaloni da lavoro per i minatori d'oro, i blue jeans sono stati anche un punto fermo della moda quotidiana per molti decenni. Ma non in Corea del Nord. Mentre le uniformi da lavoro e militari sono di gran moda, indossare i blue jeans è severamente vietato. Esiste un permesso speciale solo per i turisti. Poiché i famosi pantaloni provengono dall'America, agli occhi della leadership dello Stato, incarnano l'imperialismo mondiale e diffondono un sentimento antisocialista. Tuttavia, questo non vale solo per i famosi pantaloni blu, ma anche per numerosi altri accessori e beni che rappresentano lo stile di vita occidentale. Kim Jong-un ha annunciato qualche tempo fa che avrebbe stroncato la presunta invasione del capitalismo, mettendo al bando piercing, musica occidentale e magliette di marca.
È interessante che queste tendenze della moda, come i blue jeans, possano essere indossate dai turisti solo con un permesso speciale. È quasi come se Kim Jong-un si aspettasse che qualcuno entri volentieri nel paese per turismo. Anche se a dire il vero si dice che circa 5.000 occidentali entrino nel paese ogni anno. Quindi suppongo che sia una sorta di concessione permettere a queste persone di indossare i vestiti che vogliono, purché siano nella norma. Internet. Se vivessi in Corea del Nord, non avresti la possibilità di guardare il video di oggi. Infatti solo pochissime persone autorizzate possono accedere ad internet. Il resto della popolazione deve accontentarsi della rete controllata dallo Stato, chiamata Kwangmyong. Si ritiene che la rete internet della Corea del Nord consista di appena 5.500 siti web. Per fare un confronto, nella nostra posizione possiamo consultare circa 1,88 miliardi di siti web. Anche se si ritiene che ci siano circa 5.500 siti web totali disponibili in Corea del Nord. Solo circa 28 di questi sono visitati regolarmente dai cittadini. Questi includono i siti dell'agenzia di stampa nordcoreana e la pagina dei film nordcoreani. È interessante notare che la Corea del Nord non ha accesso all'intrattenimento occidentale. Pur disponendo di una serie di film che possono essere guardati online, di certo non sarà possibile vedere l'ultimo episodio di Gilmore Girl Bridgerton. La Corea del Nord ha un'unica industria cinematografica e quasi tutti i film che escono nel paese sono controllati da Kim Jong-un o dai suoi supervisori. Tuttavia queste regole non valgono per Kim Jong-un stesso, che può guardare tutto ciò che vuole. Si può fare un parallelo tra Kim Jong-un e Hitler. Per chi non lo sapesse, durante la guerra Hitler bandì dalla Germania tutta la musica creata dagli ebrei. Ma alla sua morte si scoprì che aveva una vasta collezione di dischi ebraici in suo possesso. Mentre Kim Jong-un vieta tutta la musica o i film che non sono stati creati nel suo paese, gli è permesso di fare quello che vuole a porte chiuse. Auto. Chiunque possieda un'auto privata in Corea del Nord può essere certo del profondo rispetto dei suoi simili, poiché non esistono scuole guida. La patente di guida deve essere ottenuta dai militari. Sebbene sia possibile, almeno per gli uomini, ottenere una patente di guida, solo ai cittadini particolarmente meritevoli viene concessa un'auto privata. I veicoli con targa privata gialla sono un'eccezione assoluta in Corea del Nord. Al contrario, le targhe blu fanno parte della consuetudine del traffico nordcoreano. Queste indicano che l'auto in questione è di proprietà dello Stato. Il cittadino medio si sposta in bicicletta o a piedi. Nelle città più grandi come Pyongyang, tuttavia, sono disponibili anche alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui le metropolitane dismesse che un tempo portavano le persone da un punto A a un punto B a Berlino. La religione. Ufficialmente ogni persona in Corea del Nord è libera di scegliere il proprio credo religioso. Sebbene sia sancito dalla Costituzione, la realtà è completamente diversa. Essendo uno stato comunista, la Corea del Nord è anche priva di religione. Anzi, la religione è vista addirittura come una grave minaccia. Se le credenze religiose non sono in linea con quelle dello Stato, potrebbero scatenare disordini e indebolire il controllo sui cittadini. In passato, infatti, alcuni nordcoreani sono finiti nei campi di lavoro per aver professato apertamente la propria fede. Al giorno d'oggi, nella maggior parte del mondo, ci è permesso di praticare qualsiasi religione riteniamo opportuna. In paesi come gli Stati Uniti, in effetti, si celebra la partecipazione a diverse religioni. Anche se il cristianesimo è considerato la religione predominante nella maggior parte dei paesi. Ma in Corea del Nord, anche se non è tecnicamente illegale praticare il culto di chi si vuole, se le opinioni iniziano a discostarsi da quelle di Kim Jong-un, molto probabilmente si viene arrestati. Andarsene. Quando siamo sopraffatti dalla voglia di viaggiare, la salvezza non è lontana. Siamo sempre liberi di lasciare la nostra patria e rilassarci in un paese lontano, ma i cittadini della Nord Corea possono solo sognare un simile scenario di vacanza. Infatti ai residenti è severamente vietato varcare i confini del loro paese. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che molti nordcoreani non tornerebbero alla dittatura di tutti i giorni dopo aver visto i vantaggi di vivere lontani dalle restrizioni e dalla censura. Per questo motivo i passaggi di frontiera in Corea del Nord sono strettamente controllati. Solo i membri di alto
rango del governo e gli uomini d'affari influenti possono lasciare il paese senza dover temere per la propria vita. Nonostante il rigido divieto di lasciare il paese, ogni anno circa 1000 nordcoreani riescono a fuggire dalla loro patria. Ma anche se l'attraversamento del confine ha successo, questo non significa una nuova vita in libertà. Questa è disponibile solo per coloro che riescono a raggiungere l'ambasciata sudcoreana a Bangkok. Chi si trova in Laos o in Cina, dopo essere fuggito, deve prepararsi al peggio. Questi paesi rimandano i rifugiati catturati in Corea del Nord, dove vengono puniti con la morte per diserzione. Anche se la maggior parte dei cittadini nordcoreani è considerata intrappolata e isolata all'interno del proprio paese, la maggior parte dei nordcoreani ha imparato che la vita al di fuori del paese è di gran lunga migliore di quella che potrebbero mai immaginare. Anche se questo non ha ancora portato una rivolta su larga scala, un numero sempre maggiore di nordcoreani sta iniziando a cercare una via d'uscita dal paese. Preservativi e assorbenti. In tutto il mondo, circa il 5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 49 anni utilizza un dispositivo impiantabile per il controllo delle nascite. In Corea del Nord la percentuale è quasi del 75%. I motivi sono diversi. La pillola è stata approvata solo alla fine degli anni 90 e non è particolarmente diffusa. L'altra ragione è che i preservativi sono quasi impossibili da acquistare in Corea del Nord. Si ritiene che molti cittadini nordcoreani non siano nemmeno a conoscenza dell'esistenza di questo tipo di contraccezione. Sebbene i preservativi siano apparsi sul mercato nero qualche tempo fa, la loro richiesta era estremamente bassa. Nei negozi nordcoreani non si trovano nemmeno assorbenti, riservati quasi esclusivamente ai turisti. Durante le mestruazioni, le donne nordcoreane usano ancora tessuti normali, che lavano e riutilizzano regolarmente. Può sembrare un po' insolito, ma per migliaia di anni è stato esattamente normale usare assorbenti di stoffa. Solo di recente siamo passati ai prodotti usa e getta, che secondo molti possono causare gravi complicazioni per la salute se usati a lungo termine. La giuria non ha ancora deciso, ma è probabile che le nordcoreane non correranno presto questo tipo di rischio. TV. Cosa ci sarà oggi? Un programma di propaganda sul dittatore Kim Jong-un? Un servizio su suo padre Kim Jong-il? Oppure un servizio sul suo predecessore Kim Il-sung? La televisione di Stato nordcoreana non ha davvero un'ampia scelta, ma dopo tutto i contenuti televisivi, rigorosamente monitorati e accuratamente selezionati, sono stati trasmessi in HD dal 4 dicembre 2017. Mentre la televisione centrale coreana è l'unica emittente televisiva nazionale, in Corea del Nord ci sono altre due offerte televisive. La Korean Educational e Culture Vision trasmette dal lunedì al sabato dalle 7 alle 22 e si rivolge principalmente ai telespettatori della Corea del Sud, che devono essere condotti sulla strada della destra e del socialismo. Infine, il programma televisivo è completato dalla Mansuday Television, che trasmette i suoi programmi esclusivamente la domenica. È davvero necessario ricordare che a questo punto la ricezione di canali stranieri è severamente vietata. Con solo una manciata di canali televisivi in Corea del Nord, diventa molto più facile capire perché così tante persone rimangono nel paese, dopo che una leadership così povera le ha traviate. In breve, è perché non hanno la consapevolezza che la vita può essere migliore altrove. E se si rendono conto di questo, la minaccia di ciò che potrebbe accadere loro se tentassero di fuggire è molto più spaventosa. Praticamente ogni storia che i nordcoreani sentono è stata attentamente monitorata dal governo. Quindi non hanno quasi idea di cosa stia succedendo nel mondo esterno. Foto e video. Sebbene la Corea del Nord sembri spesso un paese completamente chiuso che non ammette visitatori stranieri, è comunque possibile visitare lo Stato socialista come turista. Tuttavia, i relativi soggiorni sono sempre sotto guida e sono soggetti a determinate regole. Se volete scattare qualche foto ricordo durante la vostra vacanza in Corea del Nord, dovete fare attenzione a come la scattate. Le imponenti statue di bronzo di Kim Il-sung e Kim Jong-il possono essere fotografate solo a grandezza naturale. Non tutti i ritratti dei sovrani possono essere fotografati. Inoltre, i turisti devono essere pronti a far controllare le loro macchine fotografiche o i loro smartphone dai funzionari doganali. Se vengono scoperte registrazioni non autorizzate, devono essere cancellate immediatamente. Bene, gente, ora la vostra opinione conta. Cosa ne pensate delle cose che tutti noi diamo per scontate, ma che sono rigorosamente vietate in Corea del Nord? Fateci sapere cosa ne pensate del video di oggi nei commenti qui sotto.
Inoltre non dimenticate di lasciarci un pollice in su e di iscrivervi per rimanere aggiornati d'ora in poi. Volete altri articoli interessanti sulle regole più insolite del nostro mondo? Infine vi invitiamo a dare un'occhiata agli altri video del nostro canale, che abbiamo linkato per voi nei titoli di coda. Grazie per il vostro interesse. Buona continuazione e alla prossima!